No, no, il gol è finalmente arrivato, ci tenevo, soprattutto dopo la settimana passata, insomma, non bene, dopo il rigore sbagliato a Gubbio, che non tanto per il rigore sbagliato, ma perché sono convinto che se quella palla entrava vincevamo anche a Gubbio, anche facile. Lo so. Però magari non tirato in quella maniera lì. Comunque, vabbè, ormai è passato, pensiamo alla partita di stasera. Il gol è stato un urlo liberatorio perché aspettavo da tanto, però è stato anche fondamentale per sbloccare una partita che nei primi 30 minuti non si era messa molto bene. Loro si schiacciavano bene con la linea di centrocampo e quella di difesa. Io non riuscivo bene a trovare la profondità, Rush veniva sempre raddoppiato, però insomma nel secondo tempo poi si sono aperti e siamo riusciti a fare anche delle trame di buon calcio. Senti, nel secondo tempo all'inizio è stato un ricordo, allora abbiamo visto che riusciva pure annullato ad Alma. Ne abbiamo parlato anche ora negli spogliatoi. Io sì, ho tirato a botta sicura, però nel senso anche il loro difensore mi ha detto non è mai fuori gioco, perché c'era uno proprio che si era addormentato sul palo, se mi ricordo bene, poi la vedrò bene dall'immagine. Se è come l'ho vista io, era buonissimo. La forza fuori. Allora vado io. La forza sotto la gradinata. E chi c'era? No, c'era la mia ragazza, la mia famiglia, quindi sarebbe stato bello anche andare sotto la cuba, però sarei andato con crampi, non ce l'avrei fatta, quindi sono andato sotto la gradinata e c'erano i miei affetti familiari, quindi è stata una bella emozione. Caponi, che è stato il tuo compagno, questa settimana mi sembra già che si stia inserendo. No, Andrea è una persona seria, è un grande lavoratore, è arrivato martedì e si è allenato seriamente, già con la testa pensava a stasera, l'ha avuto in camera insieme, quindi la partita la sentiva, perché è uno che vive le partite col cuore, oggi ha dato il massimo finché ce l'ha fatta, il pubblico l'ha applaudito, ha fatto un grande esordio secondo me. Oggi il pubblico è stato eccezionale, dall'inizio alla fine, quando vedono che del massimo, lotti fino alla fine, il pubblico ti applaude sempre. Senti, questa partita la con la Reggiana, che ha vinto oggi 3-0 a Pistoia, diventa non decisiva, però sarà una partita fondamentale, però sono convinto che se ci alleniamo con la testa giusta e ci mettiamo la cattiveria di Gubbio e del secondo tempo di stasera, io sono sicuro che sarà dura per la Reggiana. Senti un po' il peso della responsabilità del fatto che c'è tanta aspettativa su di te? Ma io la prendo anche come stimolo, nel senso, sicuramente come ho detto alla mia presentazione, io sono venuto qui per vincere le partite da solo, anche perché non sono chissà chi, però le giuste responsabilità che però mi danno uno stimolo, insomma, io per questa maglia do l'anima, quindi quando dai l'anima sai che hai la conoscenza a posto, poi i frutti arrivano. Posto? Sì, grazie. Grazie a voi. Ciao. Ragazzi, c'è Rashid.